Eccomi a te. Sono a Miasto, nel centro Osho. Erano anni che volevo venire, ma non c'è mai stata l'occasione. E non so se ti capita mai di avere bisogno di momenti di te, quindi di staccare, di uscire dalla routine. Io ormai ho imparato a sentirmi e quando mi arriva questo segnale so che è il momento, che c'è qualcosa per me. Come puoi sentire, non ho la voce e oggi volevo parlarti dell'importanza del me time, quindi il tempo per me, in generale il tempo che dobbiamo riuscire a ritagliarci costantemente, ciclicamente, e di come questo tempo porti sempre ad andare più a fondo e a lavorare con uno strato più profondo. Il mio strato, qui nella fattispecie, è stata la rabbia. E uno dei miei incubi ricorrenti fin da quando sono bambina, di cui ho memoria, è il fatto di essere aggredita e di non riuscire a reagire e non riuscire ad urlare. E guarda caso, ho scoperto che urlare per me non è così semplice, nel senso che posso alzare la voce, ma quello che ho visto è che quando devo veramente urlare non riesco. Quindi quando devo proprio connettermi con la rabbia profonda, è come se non mi fosse concesso, come se ci fosse un blocco. Questo è stato un periodo molto intenso, sarà col Mercurio retrogrado piuttosto che il solstizio d'estate, insomma tutta una serie di congiunzioni particolari. Il lavoro che sto facendo con Jung mi hanno portato ad andare a fondo e a prendere contatto con vecchie ferite. E come un mio carissimo amico mi ha detto, si prende contatto con qualche cosa quando si hanno poi gli strumenti per gestirlo e affrontarlo nel modo più opportuno. Quindi la ferita è vecchia, ma la modalità di trattarla, di affrontarla è stata sicuramente diversa e più consapevole e grazie anche a tutta una serie di strumenti che negli anni, che 20 anni fa non avevo. E quindi questo è il risultato, sono contentissima perché dopo ho fatto anche una sessione molto profonda con un sannyasi qua. Per me è difficile trovare body worker che veramente riescano a entrare essendo un pochettino del mestiere. Lui è stato bravissimo e dopo la sessione tutte le dinamiche che ho fatto, quindi le meditazioni dinamiche di Osho, hanno fatto sì che riuscissi veramente a prendere contatto con la rabbia e più che prendere solo contatto a manifestarla grazie alla voce. Anche durante le mie sessioni vedo quanti blocchi ci sono attorno alla gola, al quinto chakra, alla possibilità che ci diamo di parlare, di esprimere quello che proviamo. E questa volta è toccato a me, quindi il lavoro l'ho fatto io ed è stato un lavoro estremamente profondo e trasformativo, quindi come se un altro pezzetto fosse stato fatto. Quindi ancora di più l'importanza del lavorare, del prendere contatto con la rabbia, del non sopprimerla, del non farsi prendere, quindi di non farsi guidare dalla rabbia, ma di darle lo spazio e l'espressione che merita. Quindi il messaggio di oggi è me time, tempo per me, dove non ho regole, dove non ho schedule, dove non ho compiti da fare, ma lascio che sia il tempo e soprattutto la natura con i suoi ritmi a scandire la giornata. E la presa di contatto è lo spazio da dare a emozioni importanti come la rabbia. Questa mia esperienza qui è finita, quindi torno nel mondo con meno voce, ma più leggera.